La rimessa dei surf. Allora, facciamo un salvataggio. Vediamo dove dobbiamo andare questa volta. Da questa parte c'è un mostroide di roccia rosso. Allora, stiamo per finire il giro, il che abbiamo preso 4 fotografie a zona. Questo vuol dire che il prossimo pezzo si sbloccherà. Però, ci sono anche le prove a tempo. Effettivamente non me la ricordavo questa cosa, potrei provare a farla. Potrei provare a farla una prova a tempo, magari off camera. Va bene, combattiamo. Sono rosso io, sono più cattivo di quello di prima. Quello di prima era un cretino. Io ti sfondo! E ho più barra della vita! No, in realtà sempre metà. Malie Beach! Che musichetta molto carica di energia questa. Andiamo. Allora, non sono con Lilo, quindi non posso prendere i barili. Ecco, fatto. No, un po' più avanti. Stavo per cadere. Queste piante qua, quelle viola, devi fare attenzione. Ma perché è caduto un palo di legno? Boh, vabbè, guarda. Come ha fatto a farmi del male, scusami? Ecco, lo sapevo. Ma posso anche romperlo... Sì, posso anche romperlo spinnando, fantastico. Allora... Madonna... Allora, sono stato stupido io qua. Sono stato veramente stupido, perché per fare quella cavolata qui... Me la sono rischiata per niente. Perché? Ma poi basta che salto. Che difesa è? Vabbè, niente. Prendiamoci la coscia di pollo verde. Grazie. Prendi Stitch, ecco. Ecco qua. Punto di salvataggio. Checkpoint. E se la ride. Allora, aspettiamo il palo verde. Perché vai avanti da solo all'improvviso? E si blocca a caso, ogni tanto frizza. Fatto. Ecco qua, siamo a 35. Secondo me ce la facciamo. Secondo me ce la facciamo a prenderle tutte 100. Non voglio buttarmi merda addosso da solo, visto com'è andata con le foglie dell'imperatore. Ma se... secondo me ce la facciamo a fare questo titolo al 100%. Non voglio buttarmi merda perché, come ho detto, io non sono il pro gamer di sto cazzo. Non sono uno speedrunner. Non sono il massimo conoscitore neanche di questo gioco. Ok. Ok, non c'era nulla, peccato. Però me la cavo. Lo conosco il gioco, ci ho giocato e tutto il resto. Come detto, io non punto quasi mai a fare le perfect run, tranne pochi casi che magari conosco il gioco, ci ho appena giocato, oppure ho studiato bene il gioco o il personaggio in modo tale da potermi permettere di fare certe scelte, certe cose. Ma solitamente io punto più a un gameplay che mi diverta piuttosto che uno che mi faccia arrivare al completismo totale. Cioè, per esempio, le foglie dell'imperatore, io sì, lo volevo giocare per completarlo, visto che appunto già il gioco lo conoscevo, ma volevo principalmente giocarmelo per me stesso. Volevo giocarmelo in quanto non ho mai avuto modo di completarla al 100% per i fatti miei. Aspetta,
Vediamo se... Ah, niente, vabbè. Volevo... Ma c'è una pianta che tra l'altro ho appena scoperto che non possiamo uccidere con le alitate. Ma dai, ma è esploso subito. Non è giusto. Tutti gli altri almeno un paio di istanti te le lasciano per prima di esplodere. Ecco qua. Ecco qua. 69, 70. Dai, secondo me ce la possiamo fare. Dobbiamo solo riuscire a trovare, ecco, un'altra cura. Stiamo andando avanti di una cura alla volta, però mi sento stupido a volte a prendere certi danni. Mi pare di fare delle stupidaggini che potrei... Ok, non si stava muovendo. Delle stupidate che potrei evitare benissimo. A volte capita che sia anche non colpa mia, tipo il barile che esplode subito, il personaggio che va avanti all'improvviso, queste cose qua. Magari non sono colpa mia tutte quante le mie morti, però ti danno fastidio a volte perché pensi, cacchio, la stai facendo bene, hai rovinato tutto per una cavolata. Dai, beccati questo. Che tra l'altro non stiamo neanche utilizzando l'attacco rotolante quasi mai. Cioè l'abbiamo usato l'altra volta per sbaglio una volta, ecco, e ancora non l'abbiamo più utilizzato. Mi stava spingendo via comunque. Ma ti pare? Ma ti pare che devo crepare per colpa di un tronco che cade dal cielo? Comunque, missione completata. Tan tan taradandan.